Un caro saluto da Francesco Samani. Oggi parliamo del concorso 2020, in particolare la lezione indirizzata a coloro che si stanno preparando per la prova preselettiva del concorso ordinario. Badate bene che nel mio canale sono presenti tantissimi video per la preparazione di tutti e quattro i concorsi: il concorso ordinario, il concorso straordinario, il concorso straordinario abilitante e il concorso TFA. Basta che girate un pochettino i video, io piano piano sto inserendo all'interno dei miei video, ogni tanto vedrete che compariranno altri video, in ogni caso c'è un raggruppamento di tutti questi video in una grossa cartella chiamata Concorso 2020 e noto con piacere che tanti di voi mi stanno aiutando, stanno collaborando, alcuni, una ventina di voi stanno condividendo i link perché al tempo stesso molti di voi non sanno come accedere a questo canale e a questo materiale che sto condividendo gratuitamente. Allora, io ringrazio in maniera particolare tutti quelli che mi stanno dando un contributo e facciamo così, per questo video se otterrò almeno 2000 visualizzazioni e una ventina di commenti, ne farò qualcun altro di simile, cioè un video nel quale vi do non sono dei trucchi, però sono delle metodologie matematiche le quali metodologie ve le spiegherò in maniera che siano comprensive a tutti e saranno utilissimi per risolvere esercizi di logica, ahimè, altrimenti estremamente dispendiosi in termini di tempo e quindi non ce la farete assolutamente a superare la prova preselettiva. Faccio una piccola e breve introduzione teorica. Le combinazioni, cosa sono? Sono i possibili raggruppamenti. Raggruppamenti di n oggetti raggruppati ad esempio, quindi raggruppati con k, a gruppi di k, scriviamolo così. A gruppi di K. N è un numero naturale, quindi intero positivo, e K pure. Ad esempio, non è importante la disposizione, cioè l'ordine con cui questi oggetti vengono disposti. Ad esempio, se nel gioco del lotto giocate 13, 20 e 82 è del tutto equivalente al giocare al 20, 13, 82. Ok? In questo caso gli oggetti sono 3, i raggruppamenti sono 3 e in questo caso ci sono 3 numeri raggruppati a 3 a 3. Benissimo. Andiamo a spiegare come si calcola una combinazione semplice, perché questa è una combinazione semplice. Allora, la combinazione di n numeri raggruppati per k. Allora, si deve fare la moltiplicazione del numero di oggetti. E bisogna moltiplicare in maniera decrescente il numero di oggetti k volte e sotto bisogna fare il prodotto di k fattoriale. Non vi preoccupate, vi spiego che cos'è. Immaginiamo che ho 5 e 2, allora devo moltiplicare 5 per 4 e mi fermo perché ho raggiunto le 2 volte e sotto 2 fattoriale che è 2 per 1. Facciamo un altro esempio. Così ancora più chiaro, C10, 4, abbiamo detto che sotto ho il 4 fattoriale, quindi 4 per 3 per 2 per 1, e sopra che ho
10 a scalare per 9 per 8 per 7, 4 volte. 10 per 9 per 8 per 7 fa 5040, 4 per 3, 12 per 2, 24 e il risultato è 210. Andiamo subito a vedere l'esercizio pratico. Allora, l'esercizio dice questo. Un barista dispone di 6 liquori. Quindi se n in questo caso sarà uguale a 6. Mescolandone in parti uguali 3 alla volta, mescolandone in parti uguali 3 alla volta, immagino che avete capito che il K è 3, n abbiamo detto che 6. Quanti aperitivi diversi si possono preparare? Quanti aperitivi diversi si possono preparare? È ovvio che a me non interessa se ad esempio c'è un vodka, la grappa, eccetera, se metto prima la vodka e poi la grappa o viceversa, prima la grappa e poi la vodka. Quindi non è importante l'ordine con cui vengono raggruppati questi 6 liquori. Allora in questo caso c'è una combinazione semplice e anziché perdere 10 minuti per risolvere l'esercizio, avete capito che n è 6, k è 3, quindi c è 6, 3. Abbiamo detto che bisogna moltiplicare quindi 6 per 5 per 4 e mi fermo qua perché ho raggiunto il gruppo di 3. Sotto c'ho il 3 fattoriale che equivale a 3 per 2 per 1, quindi 6 per 5 per 4 fratto 3 per 2 per 1. Già il 3 lo posso semplificare con il 6, quindi esce 2. Il 4 lo posso semplificare col 2, quindi mi rimane 2 per 5, 10 per 2, 20. Fratto 1, la risposta è 20. Mi sono dimenticato di dirvi, ve lo dico adesso uguale, quali erano le proposte, le risposte multiple, quindi le possibili soluzioni A, B, C, D, 12, 18, 20, 15. La risposta esatta è la 20. Con questo vi saluto, vi auguro una buona continuazione di giornata, mi raccomando, guardate il video, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina perché sto inserendo tanti video, molti di voi mi mandano tantissimi commenti e quelli che mi mandano i commenti più soddisfacenti sono quelli che mi dicono già ho capito come funziona essenzialmente muovermi su YouTube, cioè non mi scrivono guarda, ho visto questo video, come faccio a vedere il successivo? Essenzialmente perdono un pochettino di tempo scrivendo su YouTube Francesco Samani, andando a vedere i video, gli ultimi caricati, oppure andando a vedere già il raggruppamento. Io vi rinnovo un caro saluto, alla prossima!